Ciao a tutti e bentornati sul mio sbrilluccicoso canale. Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento post diretta del sito Berlino Film & Co. In realtà anche questa settimana abbiamo tentato di fare la diretta in contemporanea, quindi Annalisa su Facebook, sulla pagina Facebook di Berlino Film & Co. e io qui su YouTube sul canale, però ad un certo punto la connessione non era il massimo, quindi io ho dovuto interrompere. In ogni caso, come ho fatto anche l'altra volta, vi faccio vedere qui anche con un video apposito le cosine che sono state presentate appunto durante la diretta. Poi vi rimando a ogni diretta per seguire anche le cose extra che stiamo proponendo in questo momento. Annalisa è andata veramente alla ricerca per noi di lotti fantastici da proporci come carinissime idee regalo oppure anche per i nostri mercatini. Quindi i lotti che ormai vi piacciono tanto sono un'esclusiva, diciamo, delle dirette, quindi per potervi aggiudicare dovete seguire le dirette. Mi raccomando di seguire la pagina di Berlino Film & Co, di iscrivervi al gruppo broadcast di Annalisa, quindi direttamente tramite il suo contatto WhatsApp. Basta che vi fate inserire appunto in questo elenco broadcast, in modo che sarete sempre aggiornate sull'inizio delle dirette e sul lancio dei nuovi prodotti. Detto questo, qui davanti vedete tre meravigliosi kit che ora non vedo l'ora di farvi vedere. Avrete sicuramente riconosciuto un gradito ritorno sul sito Berlino Film & Co, ovvero le Arcos Parpuca. Sono arrivati tanti meravigliosi colori, quindi Annalisa, come di consueto, ha deciso di proporci il kit, due meravigliosi kit suddivisi appunto nelle varie colorazioni. Sono 6 colorazioni ogni kit, adesso io non ricordo come li ha numerati, ma ve li farò vedere uno ad uno e magari prenderemo un colore come riferimento. Primo colore, eccolo qua, del primo kit. Adesso appunto poi vi lascerò i riferimenti in info box dei link e magari prenderemo come riferimento questo primo colore che vi mostro e vi dirò appunto se si tratta del kit numero 1 oppure del kit numero 2, perché adesso al momento non lo ricordo. Ecco qua, guardate che meraviglia questo colore di Arcos. È doppio color avorio e oro rosa, è una roba fantastica. Questo colore mi piace veramente un sacco, non l'avevo mai avuto fra le mani e non vedo l'ora di utilizzarlo. Allora, le confezioni, intanto ho dimenticato di dirvi che sono 5 grammi, quindi ogni kit contiene 6 colorazioni, 30 grammi per ogni kit. Questo è il primo colore appunto. Poi passiamo a questo, guardate che bello questo verdino, stupendo. Come vedete, in 5 grammi ci sono veramente tante perline. Poi abbiamo quest'altro, guardate che spettacolo. Come al solito voi avrete le bustine con le varie etichette, ve lo dico ogni volta, ma non si sa mai che magari qualcuno capita per la prima volta su uno di questi video, e ci tengo quindi a precisare che le bustine dei vostri kit avranno le indicazioni di colore, grammatura e tutto quanto. Ecco qua il prossimo, guardate che meraviglia anche lui. Ecco qua, abbiamo poi quest'altro, wow, e per finire il sesto colore di questo kit, vi faccio vedere tutti velocemente fuori dalla bustina perché sicuramente ne vale la pena. Guardate che bello questo jet matte, stupendo. Quindi questo è il primo kit, come vi dicevo vi lascerò il riferimento magari di quello che vi ho mostrato per prima, quello metà avorio, metà oro rosa, e vi indicherò quale sarà il numero del kit. Un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi, ci tengo, perché Annalisa regalerà a tutte quante voi che acquisterete almeno uno dei due kit di Arcos Parpuca, regalerà stampato lo schema di questo braccialetto.
Guardate che meraviglia. Oltre alle arco servono le Minos, che trovate comunque sul sito, e le tre misure di Rockaille, quindi 80, 110, 150. Ci tengo a specificare che lo schema è in inglese, ma ci sono delle fotografie veramente molto molto grandi e facilmente intuibili. Quindi questo è quanto. Vi arriverà appunto stampato, pensate. Sposto il primo kit e vediamo il prossimo. Il secondo kit di Arcos, anche in questo caso, contiene, come vi ho anticipato, 6 colorazioni, sempre da 5 grammi. Parto anche qua da un colore che terremo come riferimento per indicare se si tratta del kit numero 1 o kit numero 2. Ed è questa meraviglia qua, guardate che spettacolo! Bicolore, come abbiamo visto per la prima colorazione dell'altro kit, in questo caso una colorazione matte, metà jet e metà copper, appunto, sempre matte. È bellissimo anche questo colore. Io queste colorazioni doppie delle Arcos non le avevo mai avute fra le mani, e quindi veramente non vedo l'ora di utilizzarle. Ho già anche una mezza idea. E quindi questo è il primo colore, che sarà riferimento appunto per indicarvi il numero del kit. Poi procediamo con questo qui. Guardate che meraviglia questo bel tono di celeste. Abbiamo poi questo colore che adoro. Eccolo qua, guardate questo bel rosa. Spettacolare. Sicuramente adesso con tutte queste Arcos riprenderò in mano anche il mio progetto, gli orecchini Nant realizzati appunto con le Arcos, oltre alle Arcos le Minos e anche le Helios. Entrambe le trovate da sito o sul sito di Annalisa, magari vi lascerò il link sia allo schema se non lo conoscete che anche alle categorie delle Minos, alla categoria delle Minos e delle Helios, sempre Parpuca. Ecco qua la quarta colorazione, guardate che spettacolo. Procediamo con quest'altro, eccolo qua. E per finire abbiamo la sesta colorazione, che wow, guardate il colore matite, spettacolare. Bene, quindi questo è il secondo kit del meraviglioso ritorno delle Arcos Parpuca. Troverete, vi ripeto, i link qui sotto in info box con le relative indicazioni per capire se si tratta di uno o dell'altro. Ora sposto il kit di Arcos e vi faccio vedere un'altra meravigliosa cosina. Anche loro li avrete sicuramente visti nell'anteprima, sto parlando dell'altro kit che vi ho mostrato in apertura appunto insieme ai due kit di Arcos, ovvero un meraviglioso kit di cipollotti. Guardate che meraviglia, vi mostro le colorazioni, sono cipollotti dalle colorazioni Milky. Sono 5 fili, se non ricordo male, 6x4 e un filo 3x4, e vediamo appunto tutte quante le meravigliose colorazioni. Guardate che spettacolo, sono stupendi. Mi si è attaccato l'etichetta all'unghia, ecco che l'ho tolta. Procediamo con questo che mi fa letteralmente impazzire, guardate che meraviglia. Abbiamo poi quest'altro tono di celeste più chiaro. Wow, guardate che belli tutti questi bei colori insieme. Per finire con i 6x4 non poteva mancare un verde, guardate che meraviglia anche lui. In questo kit c'è anche un filo di 3x4, sempre colorazione Milky, ed è questo bel Sapphire Milky.
Questo è un kit appunto di cipollotti Mickey, come vedete sicuramente sarà apprezzatissimo. Poi vi volevo dire che sono arrivate le perlozze da 18 per realizzare gli angeloni, quindi l'anno scorso Annalisa si è trovata un po' sprovvista visto il successo di angelone, quest'anno invece una grande quantità di sfere sono arrivate sul sito, quindi le sfere da 18 che servono per realizzare la sfera sbrilluccicosa per fare l'angelone. Vi lascerò il link se non lo conoscete qui sotto nell'info box, perché adesso è proprio arrivato il momento di realizzare tanti bellissimi angeloni da mettere appunto nelle decorazioni natalizie. Io qualcuno l'ho già realizzato, quindi piacciono sempre tantissimo, sono di grande effetto, e quindi adesso abbiamo anche le sfere disponibili sul sito. Penso che farà pacchetti da almeno 10 pezzi, presumo. Vi lascerò il link anche di quello. In ogni caso vi ricordo sempre di andare a vedere le nuove, i nuovi prodotti, vi lascio sempre anche di quello il link in modo che lo cliccate e potete vedere anche quello che eventualmente io non vi ho mostrato qui nel video. Poi la settimana scorsa inavvertitamente vi ho fatto uno spoiler, ovvero ho anticipato l'uscita di questi link connettori in Zama, che adesso invece saranno inseriti con la diretta di oggi, quindi con gli inserimenti dell'ultima diretta, infatti li abbiamo fatti vedere durante la diretta stessa. Questi sono connettori in Zama, appunto, perfetti per realizzare come distanziatori per realizzare delle collane o perché no anche degli orecchini. Quindi questi sono i connettori, adesso metto tutto qua davanti perché ho l'ultima cosina sempre da ricordarvi, anche lui era uno spoiler, ovvero questo cuore sempre in Zama, bombato, guardate che meraviglia, tridimensionale, di cui io avevo già realizzato al volo il portachiavi con uno spezzone di maglia mezza bizantina, di cui trovate sempre il tutorial qui sul canale. E così insomma, guardate che meraviglia, anche lui sarà in vendita con gli inserimenti di questa settimana. Bene, con questo ho veramente detto tutto, io spero quindi come al solito di esservi utile. Per qualsiasi informazione mi raccomando non esitate a scrivermi qui sotto, anche semplicemente per un saluto, a me fa sempre tanto piacere. Vi ringrazio quindi per la visione, ringrazio come sempre Annalisa per la sua ospitalità durante le dirette e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!